Bentornati e ben ritrovati a Tempi da Lupi, il programma della programmazione locale che è stato offerto e sottoscritto dopo i rifiuti di Gerry Scotti, di Amadeus e di Mike Bongiorno. Direte voi, però Bongiorno è morto, sta comunque messo meglio di me. Dunque, cari amici, parliamo di un po' di prospettiva, del mettere le cose nella giusta prospettiva. È una cosa importante da fare nella vita, anche per dare un valore alla propria esistenza su questa terra, no? Se ci penso, io ho amici che si laureano, si sposano, fanno figli, lavorano, facendo tutto il percorso classico, e io dopo la laurea sono qui a fare battute scadenti davanti a una telecamera 4 sere a settimana. Ma se mettiamo le cose in prospettiva, io sto gettando le basi per un futuro roseo nel mondo dell'arte, mentre i miei amici saranno quelli che verranno da me tra 10 anni a dirmi: posso fare la valletta nei tuoi programmi, perché non ne potranno più di figli e partner. Questo giochetto lo possiamo fare anche con l'arte, chiaramente, mettendo le cose in prospettiva riversa, al contrario. Ad esempio, la trama di Titanic cambia completamente. Possiamo vedere insieme, guardando il Titanic al contrario, un gruppo di zombie risorge al mare, ricostruendo una barca naufragata, e va in Inghilterra a giocare a poker, e soprattutto mantiene ben distinte le classi sociali: il povero Jack da una parte, la ricca Rose dall'altra, aggiungo io. Quindi è tutta una questione nella vita di mettere le cose nella giusta prospettiva. Ed è una cosa importante da fare, proprio perché in realtà è pieno di esempi storici, di cose, ad esempio, un tempo bistrattate, un tempo ricoperte di contumelie e poi riscoperte nel corso, appunto, dei secoli o nel corso del passare degli anni in generale. Se prendiamo qualche esempio, sempre rimanendo nel mondo dell'arte, il barbiere di Siviglia, di cui vediamo una locandina storica di Rossini, è oggi l'opera italiana più eseguita al mondo, ma fu un flop alla sua prima. Ma ancora più fu un flop la Traviata di Verdi, un flop dato sia dal tema scabroso trattato, sia, dicono i giornali dell'epoca, dalla scarsa qualità, dallo scarso talento degli interpreti. Quindi sostanzialmente una sorta di Tinto Brass dell'opera, così come fosse un Tinto Brass qualunque. E poi c'è la Madame Butterfly di Puccini, anche qui il contenuto scabroso, anche qui vi fu insomma un grande flop. Si parla di grugniti, di urla, di fischi, di pubblico che abbandona la sala indispettito, sostanzialmente quello che succede al pubblico quando sono io a fare le mie piccole esibizioni comiche. E poi è stato riscoperto a tal punto che è divenuto la colonna sonora del film capolavoro di Barney Gumble, L'alcolizzato dei Simpson, così come ha avuto dei problemi anche la Sagra della Primavera di Stravinsky. Alla sua prima non venne apprezzato, si dice perché era troppo avanti per i suoi tempi, e questo mi fa pensare che la Sagra della Primavera di Stravinsky è sostanzialmente come Marty McFly che in Ritorno al Futuro suona un rock forte ed energico ad un pubblico di gente degli anni 50, che quindi non era pronta, come dice lui nel film, a una simile serie di schitarrate. Questo giochetto chiaramente lo possiamo fare portandolo avanti anche in un ambito ancora più ristretto come quello dei libri. Dico più ristretto perché in quell'ambito c'è gente che viene pagata per apprezzare o non apprezzare un lavoro che poi dovrà essere pubblicato. E molti grandi libri sono stati inizialmente bocciati, a riprova del fatto che chi non sa fare insegna, chi non sa insegnare fa educazione fisica, chi ha la schiena bloccata fa il critico d'arte. Ci sono svariati esempi, ne vediamo insieme. Carrie di Stephen King venne bocciato perché a nessuno sostanzialmente interessava una ragazza con il primo, come dire, il primo ciclo che arrivava e che distruggeva tutto, ammazzava chiunque per quei piccoli problemini che si hanno, abbiamo tutti, tra le medie e il liceo. Così come Lolita di Nabokov venne bandita dagli editori a lungo perché il tema era scabroso. Direi che oggi in realtà farebbe una fine peggiore, perché insomma una trama, un racconto così dove un cinquantenne ha una relazione direi sentimentale, per non dire altro, con un adolescente, oggi il suo autore credo che finirebbe direttamente a processo, e di questo chiaramente siamo particolarmente orgogliosi. Poi c'è Moby Dick di Melville. Questo è interessante perché l'editore cui lui propose il libro, vediamo un'immagine tratta dalla copertina del libro, l'editore gli chiese di cambiare l'oggetto dell'interesse del capitano, ovvero farlo diventare non una balena ma la sua ossessione verso le ragazze voluttuose dei suoi tempi. Insomma, un libro che scritto in questo modo io avrei apprezzato,
chiaramente ancora di più, così come tanti altri sono gli esempi. Ma come dicevo, non riguarda solo l'ambito dei libri, c'è anche l'ambito del cinema. Vediamo insieme un'immagine tratta da Donnie Darko, questo famoso film divenuto un cult in cui un coniglio inquietante, insieme ad altri personaggi altrettanto inquietanti, insomma, va a vaticinare la fine del mondo. È interessante perché Donnie Darko fu a suo tempo un flop, ma ci sono altri esempi di film che non hanno avuto un grande successo, poi sono divenuti dei cult, come si dice in gergo. Quindi mi viene in mente Il Mago di Oz, mi viene in mente Fight Club, eccetera. E l'esempio per eccellenza, per rimanere in realtà nel nostro patrio suolo, è L'allenatore nel pallone. L'allenatore nel pallone, quando uscì, non se lo filò sostanzialmente nessuno. Poi mano a mano, battuta dopo battuta, citazione dopo citazione, 5-5-5, eccetera, il modulo a farfalla, è divenuto anche questo un patrimonio della cultura popolare, insomma. Cosa che ci rende particolarmente orgogliosi. Ne venne fatto anche una seconda versione oscena e terribile, e va a finire come è andata a finire oggi, ossia che Quentin Tarantino sostiene di amare particolarmente i B-movie della tradizione italiana, quelli proprio con protagonista Banfi, anche se io penso che lui amasse più Edwige, come vediamo nell'immagine, che il resto della trama o delle battute. Questa storia del mettere le cose in prospettiva non riguarda chiaramente le sole singole opere, ma addirittura può riguardare la produzione di persone nella loro interezza. Vediamo Leonardo da Vinci, che oggi è considerato il genio universale per eccellenza, è stato per secoli dimenticato, è stato riscoperto durante il ventennio, dimenticato perché faceva opere incomplete, dimenticato perché il grande genio che inventò per primo la muta da sub, sì, però se te la mettevi poi affondavi, insomma, non era stato particolarmente apprezzato. Inoltre metteteci che era vegetariano e omosessuale, e anche oggi starebbe sulle balle a molti. Ma non c'è solo Leonardo da Vinci, c'è Dante Alighieri. Addirittura il grande Dante venne dimenticato tra metà del 500 fino a tutto il 700, venne considerato inferiore al Petrarca, venne messo all'indice dei libri proibiti, quindi sostanzialmente trattato come un Bruno Vespa qualunque. E oltre a questi grandi uomini d'ingegno c'è la storia dei politici. Notorio il fatto che politici all'apice del loro successo venivano demonizzati e poi recuperati nel tempo. Mi viene in mente Craxi, il povero Bettino Craxi, che oggi è considerato per tanti motivi un grande statista, e che venne invece ingiustamente ricoperto di contumeli all'epoca, perché chiaramente con il giusto spirito da grande statista scappò dall'Italia con una condanna di 10 anni sulle spalle, proprio la figura canonica del grande statista oggi recuperata, così come grande padre della patria viene considerato il soggetto che vedete in questa immagine. Questa immagine non è del 94, è dei nostri giorni, perché è stato riabilitato anche a livello giudiziario e quindi è tornato a essere eleggibile. E poi mi viene in mente quello per eccellenza, il soggetto cui si pensa per eccellenza in questi casi, ed è Mussolini, di cui si dice che ha fatto anche cose buone. Io spesso per scherzare dico che faceva una cacio e pepe che ci venivano da fuori a mangiarla, in realtà scherzo, non gli veniva bene neanche particolarmente la cacio e pepe. Comunque è importante, abbiamo visto, mettere le cose nella giusta prospettiva, e questo ci permette di parlare dei personaggi di oggi. Che ne sappiamo noi se un domani, mettendo le cose nella giusta prospettiva storica, Sgarbi ad esempio viene considerato, non venga considerato un nuovo Pasolini, un più nevrotico e meno aggredito, se non da D'Agostino in questa famosa rissa? Che ne sappiamo noi se Malgioglio non verrà considerato un domani un Oscar Wilde dei nostri tempi? Insomma, anche lui con una certa capacità di usare frasi eccezionali, un grande aforisma, grande aforista. Vediamo insieme. Che cosa ti aspettavi, Beverly Hills, che è una delle classiche frasi di Malgioglio. Perché non pensiamo a Lino Banfi, che abbiamo citato poco fa come il padre della corrente del Lino Banfing, quella corrente artistica che ti porta dal sedere di Nadia Cassini all'UNESCO. Insomma, perché non ci divertiamo a mettere un po' queste cose nella giusta prospettiva? Potremmo arrivare a considerare Paolo Brosio, insomma, profeta dell'amore, della pace tra i popoli dei nostri giorni, come qualcuno che abbia interpretato le contraddizioni del nostro tempo, passando dalle derapate con droga, eccetera, alla predicazione a Međugorje. Insomma,
mettendo le giuste cose in prospettiva possiamo tirare fuori veramente qualcosa di qualità. Il problema sarà quando dovremo rimpiangere questi tempi, quando dovremo rimpiangere i concerti di Young Signorino, quando dovremo dire: ma ti ricordi che grande attore che era questo caro Paolo Ruffini? Oppure quando un giorno insieme diremo: ma ti ricordi che grande statista che era Toninelli? E con questa io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata.